È un miracolo che delle persone in un momento come questo di cinismo, di vuoto, di ottusità, di grigiore, continuino questo enorme sforzo da 15 anni. Parlo dell'organizzazione di Massenzio. Perché? Perché è un tentativo di raccogliere qualcosa di più che una mostra, di raccogliere in qualche modo una testimonianza più profonda degli artisti che oggi muovono da dimensioni introspettive, proprio perché la società le ha escluse, le ha esiliate, assumono la consapevolezza di essere non solo portatori di un lavoro, ma di essere portatori di una visione del mondo, alternativa a quella che oggi la società ci offre. Questo dà gravità a questo gesto. Bene, io vi dico che oggi la pittura, la scultura sono quelle tecniche che la storia ci ha lasciato e che consentono all'autore di entrare in rapporto con una situazione ancora magmatica. Pensate alla tavolozza di un artista, cioè dire un luogo dove ancora i codici non si sono determinati. Questa cosa un artista la può fare grazie alla sua velocità psichica. Faccio un esempio: se io come pittore vedo una macchia sul muro, io ci vedo un cavallo, ma non è che vedo un cavallo perché sono un visionario, come in genere si crede. Vedo un cavallo perché la mia velocità psichica mi consente di associare cose distanti in tempo reale. Questa è la novità oggi della pittura e della scultura, che il pensiero o quello che sarà nasce attraverso i geroglifici della pittura e attraverso le scoriazioni della scultura. Non precede. Se un artista parla di un funerale, entra in rapporto profondo con la morte. Ed è il suo stesso linguaggio che narra della morte, prima ancora che il tema venga dichiarato. Per questo l'artista è un testimone insostituibile del tempo. E fra 20 anni, 30 anni, l'unico interesse che avremo sarà per capire che tipo di paura avevamo oggi, quali erano i nostri sogni. Questa è la testimonianza che resta. Le altre testimonianze vanno via, come l'acqua. Ed è solo l'arte può fare questo. Perché, come dicevo prima, ha gli strumenti per entrare gradualmente nella cosa in sé, non per commentarla o per produrre delle opinioni attorno alla cosa in sé. Oggi l'unica speranza è da questa nuova condizione in cui il corpo acquisisce un nuovo significato, perché naturalmente per la fine delle interazioni tra dualismi oppositivi oggi il corpo si presenta come oggetto della natura. Ed è diventato un feticcio della società. Le grandi frasi che hanno un grandissimo significato vanno sulle scatole dei cioccolatini, non vengono più percepite come un concreto essere. Perché questo? Perché la vita, anche se non ce ne accorgiamo, sepolti da un conformismo pauroso, si è seduta al centro dell'esistenza. E la grande domanda di fondo, e concludo, è questa. Come fa questo pensiero ormai, quello che ormai gira, circola, che è una sorta di pensiero, come potrei ventricolare, intendendo il cuore come momento di sintesi dell'emotività? Non è più un pensiero dialogico, dialettico, è un pensiero ventricolare, un pensiero che comunica, diciamo, quello che bolle dentro di me. Come può questo pensiero così intrigato, schiacciato dentro la vita, nel suo farsi, essere e diventare di nuovo testimone narrante? Questo è il punto. Come fa l'uomo a raccontare domani, in questa nuova condizione di mutamenti profondi, diciamo, la propria storia? E allora, da questo punto di vista, il punto nuovo è questo.
la vita, il vivente, nel momento del suo apparire, contiene in sé una sorta di futuribilità che invecchia immediatamente le parole. Il vivente è sempre oltre le parole, che vengono condannate a ieri, nel momento in cui il vivente appare. Questo è l'elemento nuovo. Che cosa invia il vivente? Invia informazioni, ma sotto forma di sintomi. Oggi la comunicazione tra due soggetti, la comunicazione della complessità, avviene per via sintomatica, non più attraverso la verbalizzazione. E chi è, se non la pittura, la scultura, che possono tradurre questi sintomi verso una futura possibilità di comunicazione? Ecco, vi ringrazio. Concludo e sarò breve per non tediarvi. Intanto mi corre l'obbligo di ricordare in questa manifestazione una persona che è stata la fondatrice di Massenzio Arte, che ci ha accompagnato per 14 anni, Maria Teresa Sarno, che è venuta a mancare. E poi voglio dirvi una cosa, una frase che a me è molto cara, presa poi da un film di Gillo Pontecorvo, che è Imada, e che in qualche maniera si deve avvicinare a quello che è il sentimento che in questo momento noi stiamo vivendo. Noi sappiamo, e non sarebbe giusto concludere questa manifestazione senza fare in qualche modo un ricorso e un raffronto alla situazione che noi stiamo vivendo in questo momento. Non sarebbe onesto, secondo me, non farla, quindi noi la dobbiamo fare, dobbiamo vedere come l'arte in questo momento può avere un suo ruolo, può avere un suo compito ben preciso. Beh, questa frase è molto semplice, dice questa persona che è un rivoluzionario: è meglio sapere dove andare senza sapere come, che sapere come andare senza sapere dove. Noi, signori miei, fino ad oggi siamo andati sapendo come andare, ma non sapevamo dove stavamo andando. Oggi forse noi possiamo sapere dove stiamo andando. Dobbiamo semplicemente trovare il come, ma questo come lo si trova attraverso la scienza e attraverso l'arte. Le parole di per sé da sole non bastano, come diceva prima il maestro Calabria. Quando noi pronunciamo la parola siamo già oltre la realtà, siamo dietro la realtà è già andata oltre la parola. Sono le energie sottili, sono quello che l'artista sente, che è oltre la parola e forse anche oltre il suo pensiero, che colora la realtà, quella vera, quella alla quale l'uomo del terzo millennio si deve in qualche maniera avvicinare. L'opera d'arte, questo mi interessa dire, è il prodotto di due stati di coscienza. La coscienza dell'artista, che attraverso la parola, che nel suo pensiero agisce, pensa l'opera, è il momento in cui lui, attraverso le sue mani, attraverso i suoi sensi, la mette in opera. Lì c'è un elemento in più, che va oltre il suo pensiero precedente e che sono le mani a generare, che è il suo corpo a generare. Ed è qualche cosa che qualche volta sfugge anche alla sua comprensione e sfugge anche alle sue stesse mani. L'artista è un vate. L'artista conosce prima le cose, prima che esse si verifichino. Se non mi credete, io adesso vi faccio un esempio e con questo chiudo questo mio intervento. Andate a vedere, se vi è possibile, e tutte le opere sono particolarmente piene e intense come valori sotto questo punto di vista, ma voi andatevi a vedere due opere. Una è quella di Lucia Amalia Maggio. Lucia Amalia Maggio ha presentato un'installazione fatta da tessere di bandiere di tutti i paesi del mondo, che stanno vicine l'uno all'altro, che corrono, che camminano, quindi è una strada che stanno percorrendo. Se una di quelle cade, ad effetto domino cadono tutte. Vicino a questa c'è un'altra opera di uno scultore che è Marco Guerrazzi, un architetto che appunto fa parte del nostro premio, che si presenta con due opere, un objet trouvé, o perlomeno molto simile a un objet trouvé, una bandiera italiana di arte povera, fatta con cose ritrovate, fatta con pezzi di legno, fatta con un pezzo di plastica rossa, e una vecchia sedia che io non lo so perché, ma ho interpretato come la sedia di Garibaldi.
È una sedia all'interno di una teca di plexiglass che, se non altro, vi darà un impatto ben preciso e vi spiegherà come in questo momento, con queste cose che noi abbiamo, con questi oggetti che noi abbiamo, con questa realtà che noi abbiamo, dobbiamo ricostruire un'unità italiana. Questo è il senso che io ho dato a quest'opera. Voi guardatevi queste due opere e sappiate che questi artisti, quando hanno consegnato le opere, era giugno-luglio di quest'anno, non avevano nessun sentimento di quello che sarebbe avvenuto, di quel che sarebbe successo. Questo per me è essere vate all'interno dell'arte. Un'ultima cosa, e di questo devo dire, forse la giuria si dovrà dolere in qualche modo, noi avevamo un'altra opera, un'altra bandiera italiana, guarda caso, è la prima volta che degli artisti ci presentano in questo numero di bandiere italiane. Non era mai capitato, mai. Beh, arrivano delle opere con una bandiera italiana che io purtroppo non è stata un'opera scelta, però è un'opera che io voglio menzionare, che è fatta con degli elementi diversi che si debbono in qualche modo raccordare e attraverso i colori ricostruire quest'unità, e con due anelli di catene che in qualche modo, vedete, riuniscono insieme il tutto. Riflettete su tutto questo, andate a vedere tutte le opere e godetevi la mostra. Grazie a tutti. E sono, per l'esattezza, Enrica Capone e Marco Guerrazzi. Marco Guerrazzi non è presente, quindi intanto i nostri complimenti vanno a Enrica Capone, perché è un artista che merita e perché devo dire che tutti quanti siamo stati, diciamo così, d'accordo nell'assegnarle questo primo premio. Secondo premio va ad Alessandro Di Cola. Noi vogliamo accompagnare questo ragazzo anche per il futuro, perché ci crediamo e perché abbiamo visto una persona intanto molto giovane e poi piena di voglia e di energia, e questo per noi è molto importante. Il terzo premio va a Maria Pina Bentivenga, alla quale va il nostro applauso, e soprattutto, insomma, ci è stato caro darle questo premio perché anche la grafica, perché ci interessava in qualche modo
in qualche modo spingere anche degli artisti che facessero la grafica. Per questo anche vogliamo fare due segnalazioni importanti, dicendo a questi artisti segnalati che se vogliono comunque contattarci cercheremo in qualche modo di seguirli e cercheremo anche di fargli fare una mostra a condizioni particolari. Sono due, Bufalini e Parziale. Ho comunque l'obbligo di dirvi anche questo, che in effetti quest'anno è stato abbastanza difficile assegnare questi premi, perché il livello è alto, quindi la media delle opere è alta e noi se avessimo potuto avremmo premiato tutti, ma come voi sapete purtroppo i nostri mezzi sono limitati e di conseguenza più di tanto non possiamo fare. Grazie a tutti per aver partecipato e spero di rivedervi alla prossima edizione.